Qualcosa di te, due parole, tu cosa fai di mestiere? Il pastore. Ecco, ti do anche il tuo microfono, guarda, lui fa il pastore e vuole fare il pastore, questo è. Tant'è vero che anche quando, ovviamente, magari la prima cosa che si chiede di Gian Daniele è se viene anche Desolina, ma è chiaro che nel rispetto dell'animale, di Desolina in se stessa, diciamo. Certo. Non è perché magari si fa venta, le luci, gli applausi, quindi è meglio che rimanga a casa con le sue amiche, diciamo. E appunto, che rimanga tranquilla. Allora, Gian Daniele, in due parole, che cosa è successo? Un casino. Allora, praticamente vi racconto la mia piccola breve storia. Ecco. Un giorno ero in campagna, come tutti i giorni, e stavo pulendo le stalle come fanno i pastori, e nel mentre che pulivo la stalla arriva Desolina e mi dà un colpo in giro e basta, andiamo. Poi ritorna, alla fine mi sono fermato un attimo per riposarmi, diciamo, e mi sono fatto questo selfie con Desolina, quello che avete visto magari qualcuno di voi con la bocca aperta. E ho scritto, se arriviamo a 200 mi piace, l'ho messa su Facebook, farò un video con Desolina. Questa foto è arrivata nel giro di 3 ore a 700, 900. Appena sono entrato su Facebook, a Pabaidadu. E cosa faccio? Sono tornato da Desolina e lei di nuovo, tocca fare il video adesso. Poi il resto è venuto tutto da solo. Caso strano, avevo le Vivident in tasca, poteva essere Big Bubble, poteva essere Virgo solo commente che. Tutto gusto, su da. E c'era lei, ci siamo messi vicini. Abbiamo masticato la cingomma, poi ha fatto anche il ruttino e lì ha conquistato tutti. E lì ha conquistato tutti, 40 milioni di visualizzazioni, un numero incredibile, davvero. E così Gian Daniele e Desolina sono saltati veramente all'onore della cronaca. Lui è stato premiato avantieri Sardo dell'anno per questa sua performance straordinaria. Facciamogli davvero un applauso. Grazie, grazie. Io voglio dire però che stasera ho voluto invitare Gian Daniele a venire qui, oltre che per far sentire il calore del pubblico di Vistano, dei bambini, dei giovanissimi che sono molto affezionati. Io ho conosciuto Gian Daniele perché sono dentro un progetto di canto sardo e mi sono avvicinato così molto silenziosamente al loro mondo, che è un mondo molto particolare, è un mondo meraviglioso. E ho conosciuto Gian Daniele a Usini in una serata in cui c'era dei grandi della storia del canto sardo. Gian Daniele è uno che diventerà grande perché intanto ha già vinto alcuni concorsi. Puoi citarli tu, Gian Daniele? Sì, ho vinto un concorso a Romana nel 2014, la Coccinella d'Oro, poi l'anno scorso ho vinto l'Usignolo di Gallura a Luras e poi sempre l'anno scorso sono arrivato secondo all'Usignolo di Sardegna a Ozieri, primo nello Cantasso Teresa. Ecco, bene. Allora ci ha proprio incuriosito questa cosa e stasera per la prima volta con la sua bella chitarra nuova, perché lui si accompagna anche con la chitarra, noi avremo, mi arrangio, là. Sì, avremo l'onore di sentire Gian Daniele Calvini, registratelo perché poi veramente vi rimane questa cosa, è un bel ricordo. Adesso io li faccio da assistente tecnico e sentiamo un canto locutorese, un canto bello, un canto, vai prenditi la chitarra, te lo sistemo io.